Dimmi un po', a te non sembra che quando arriva lo stipendio la tua busta paga sia troppo leggera? Quei soldi finiranno subito? Beh, se hai difficoltà a mettere soldi da parte a fine mese, penso che ti serviranno dei consigli. Ad esempio... 1. Gestisci bene i tuoi risparmi. I soldi non vanno da nessuna parte da soli. Sei tu a decidere come gestirli. Puoi usare dei gestionali come Excel oppure tenere il conto a mano. In ogni caso è essenziale che tu tenga la contabilità. Crea una colonna dove elencherai le tue spese e un'altra dove elencherai i tuoi guadagni. Dividi inoltre le spese in categorie: affitto, bollette alimentari, spese personali, intrattenimento ed extra, e vedi dove puoi fare dei tagli. Ormai anche le banche forniscono app che ti aiuteranno a contabilizzare tutti i tuoi movimenti di denaro. 2. Fai anche un budget giornaliero. Tenere una contabilità mensile è un'ottima idea, ma non significa che devi controllare il tuo denaro solo una volta al mese. Ogni giorno riservati qualche minuto per tenere traccia di tutti i movimenti e accertati di rimanere entro il budget. Credimi, basterà davvero poco tempo, anche soltanto un minuto andrà bene. Potrai chiamarlo il tuo minuto contasoldi quotidiano. 3. Mangia a casa. Pensa, in America si spendono $230, più o meno 200 euro, ogni mese per mangiare fuori. Certo, stiamo parlando di fast food, ma anche per noi è molto più conveniente salutare e mangiare a casa. Su internet puoi trovare ogni genere di ricetta per tutti i gusti e le necessità. Senza glutine, vegano, crudista, tutto quello che vuoi. Pianifica in anticipo e acquista solo gli ingredienti che ti servono. Quando vai al supermarket, limitati a comprare le cose che hai sulla lista, nessun extra. Portati gli avanzi della sera prima per il pranzo in ufficio. Così potrai tranquillamente declinare l'invito dei colleghi a prenderci un takeaway. 4. Segui i saldi. Che si tratti di cibo o vestiti, controlla sempre i saldi, sconti ed offerte. In questo modo potrai comprare alimenti più costosi come la carne e arricchire il tuo menu. Approfitta delle offerte per riempire il carrello. Non mangi carne? Anche frutta e verdura sono in offerta a secondo del periodo dell'anno. Non esitare poi a usare i coupon al supermarket per risparmiare qui e lì. Proprio per questo li danno. 5. Vai nei negozi dell'usato. Se ti abitui a far shopping al risparmio, puoi fare affari migliori visitando i negozi dell'usato. Cerca offerte nei negozi vintage o di seconda mano, sia online che di persona. I giorni festivi e il giorno dopo sono spesso ideali per gli sconti. Se non ti piace l'idea di comprare cose di seconda mano, cerca comunque anche nei grandi magazzini. Ci sono spesso ottime offerte vintage a poco prezzo. Parlo soprattutto di articoli di lunga durata come jeans di denim, giacche e shorts. Quindi dai uno sguardo. 6. Mai fare shopping in compagnia. Lo so, che noia. Ma pensa, quando vai a far shopping con le amiche, la prima cosa che ti diranno sarà: wow, ti sta benissimo, compralo subito. Ma magari a te non piace tanto come quei jeans ti impacchettano. Probabilmente se fossi andata sola al negozio non li avresti neanche considerati. Ma con tutti quei complimenti, come fai a non comprarli? 7. Se paghi in contanti, usa il resto. Quando vai per negozi e paghi solo con carta di credito, preleva comunque la stessa quantità di contante che prevedi di spendere. Questo ti educherà e ti farà resistere alla tentazione di fare acquisti impulsivi. Se non hai abbastanza contante per qualche cosa che ti piace, pazienza, lascialo lì. Al tempo stesso, se paghi in contanti, conserva le monete del resto. Gli spiccioli molto presto diventeranno una piccola fortuna. Quando il barattolo sarà pieno, potrai decidere come spenderli, per farti un regalo o investire in qualche progetto. 8. Via la TV satellitare. In media si spendono un'ottantina di euro al mese tra TV digitale, satellite e simili. Ci sono paesi dove costa ancora di più. Negli USA si arriva a $100 al mese. Sarà anche per questo che piattaforme streaming come Netflix, soltanto 10 euro al mese, hanno avuto un gran successo? Ci sono tante altre piattaforme ancora più economiche come Hulu, che si lanciano sul mercato abbassando i prezzi. E poi che cosa c'è di meglio che guardare la tua serie TV preferita quando lo desideri? Se vivi fuori sede, queste piattaforme saranno un vero affarone per te. Spesso hanno gli sconti per studenti. Insomma, di che stiamo parlando? 9. Non comprare cose nuove. Torniamo a consigliarti di comprare l'usato, anche l'automobile.
Una vettura nuova di zecca perde il 10% del suo valore già entro il primo mese. In media, il suo valore scenderà ancora del 15-20% ogni anno. Diciamo che ne acquisti una a 20.000 euro. Un mese dopo, il suo valore sarà già sceso a 17.000 euro. Dopo il primo anno, intorno ai 14.000 euro. Insomma, facendo due conti, comprare un veicolo nuovo di zecca non è un grande affare. Molto meglio acquistare un'auto usata, specialmente se come nuova. 10. Usa con parsimonia le carte di credito. Se hai una carta di credito, fai attenzione alle commissioni. Prepara anche un piano di cashback. Significa che puoi fare un piano come questo. Ogni 100 euro spesi ricevi indietro ad esempio 1 euro. Cerca di chiudere ogni mese in attivo e tieni da parte l'1% di ogni acquisto fatto con carta. Fai attenzione a non uscire dal tuo budget mensile, non accumulare debiti e non fare prestiti. Finirai persino per guadagnarci qualcosa perché userai la carta responsabilmente. 11. Metti da parte un fondo per le emergenze. Se risparmierai saggiamente, metterai da parte presto un surplus che potrai usare come fondo per le emergenze. Come minimo devi avere sempre almeno 1.000 euro disponibili, non si sa quando può capitare un imprevisto. Invece che fare acquisti con la carta di credito per ogni capriccio, invece di fare debiti, fai attenzione al tuo fondo risparmi per le emergenze. Potrai disporne subito. Per ogni evenienza, per ogni problema imprevisto, metti da parte sì previdente, fino a quei famosi 1.000 euro. 12. Via i debiti. Secondo il guru delle finanze Dave Ramsey, una volta completato il tuo fondo per le emergenze, dedicati a pagare i tuoi debiti. La bolla del debito va eliminata partendo dalle somme più piccole. Ad esempio, hai chiesto un prestito per l'affitto e devi restituire 6.000 euro, ma nel frattempo hai messo da parte 12.000 euro tra stipendio, risparmi ed altro. Paga subito il debito e togliti il pensiero. In questo modo, magari nel frattempo stavi pagando rate mensili da 300 euro con gli interessi, saranno tutti soldi risparmiati sul tuo conto. Facendo così, gestirai molto meglio e con molta più motivazione i tuoi risparmi. 13. Metti da parte una somma mensile per le vacanze. Non lasciare che quando arriverà dicembre ti troverai con l'acqua alla gola per le spese. Devi essere tu a decidere quanto spendere a persona già ad inizio anno. Ad esempio, devi fare regali a 4 persone e per ciascuno di loro prevedi un budget di massimo 50 euro. Quindi se pensi di spendere 200 euro per regali, dovrai mettere da parte 16 euro al mese. Non è difficile. Se hai più regali da fare e vuoi toglierti il pensiero in anticipo, programma tutto come preferisci. Lo stesso vale anche per le tue vacanze estive. 14. Risparmia ponendoti obiettivi precisi. Restando in tema di pianificazione, hai notato che ho fatto esempi molto precisi e con cifre precise? Questo perché non risparmierai mai in modo efficace se lo fai senza un obiettivo. Quello che ti serve è un piano da seguire passo dopo passo. Se hai una cifra X di debiti e vuoi estinguerla in un tempo Y, allora metti da parte una cifra Z di denaro. Non c'è spazio per scuse, incertezze e ripensamenti, è tempo di agire. 15. Accetta tutti i regali. Non c'è migliore affare che quello di ricevere un intero nuovo guardaroba gratis senza dover mettere piede in negozio. Ma se certe cose che ti regalano non sono proprio di tuo gusto, non devi comunque indossarle per forza. Tutte quelle magliette bianche? Sì, ok, grazie del pensiero, ma mi sa che le riciclerò. 16. Resta a casa con i tuoi. Calma, calma, fammi spiegare. Sempre più giovani nel mondo, circa il 23%, scelgono di restare a casa con i genitori, anche dopo aver completato gli studi o aver trovato il primo lavoro. Insomma, immagina quante spese puoi risparmiarti così. Vivere con i tuoi ti aiuterà anche a mettere da parte via più soldi per i tuoi piani futuri. Potrai comprarti casa, viaggiare, vedere il mondo, quello che vorrai. Certo, sempre che i tuoi non abbiano da ridire. 17. Prendi i libri in biblioteca. E via anche questa spesa. Di recente, la ricevuta emessa dalla biblioteca di Wichita negli USA è diventata virale online, perché mostrava la cifra di 7.078 dollari risparmiati da una famiglia di 6 persone, visitatori abituali della biblioteca. Tutte le biblioteche ti daranno libri in prestito o ti daranno una carta sconto. Le biblioteche usano anche molti altri sistemi per incoraggiare le persone a leggere risparmiando. Anche zoo e musei hanno giornate in cui gli ingressi sono gratuiti, magari per qualche occasione speciale.
Segui le loro pagine social per conoscere i dettagli. Vantaggioso, no? Ehi, se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti un bel like al video e condividilo con gli amici. E ci sono tanti altri video pronti per te qui da noi. Scegliene uno a destra o a sinistra. Resta con noi su Il Lato Positivo.